Grazie. Prego. Eccolo l'oratorio. Sono io che ringrazio voi perché mi date questa opportunità e quindi ringrazio tutti, ringrazio la vedova e i figli di Antonino Marino, ringrazio i colleghi carabinieri che hanno raccolto il suo testimone di onore, di coerenza, di lealtà, di coraggio, di sacrificio, di battaglia. Ringrazio il prefetto che ha fatto un lavoro incredibile e che mi porto a Roma a fare un lavoro altrettanto impegnativo. Ringrazio la Chiesa che ci si è messa con la faccia. Ogni tanto ci sono polemiche e questo è la squadra che vince. Ringrazio la magistratura, le procure che sotto organico e sotto sforzo ci stanno mettendo l'anima e ci permettono di vivere giornate come queste, che per me è cominciata stamattina alle 6:30 con la telefonata del comandante della Guardia di Finanza Toschi, che mi ha detto: ministro, so che stai per andare in Calabria, abbiamo sequestrato 215 milioni di euro di beni all'Andrangheta in Calabria stanotte, notizia numero uno. E poi mi chiama il comandante dei carabinieri, questo è il bello onore e onere del ministro dell'interno: ministro, è stato preso quello che è sospettato di aver sparato a Noemi, che sta combattendo per la vita al Santo Bono di Napoli. Quindi abbiamo donne e uomini in divisa e donne e uomini che amministrano la giustizia, che parlano poco e lavorano tanto, quindi è l'antimafia, l'antindrangheta, l'anticamorra dei fatti. Poi qua per me le autorità sono principalmente i sindaci, che sono la parte politica più esposta, meno pagata, più chiamata 24 ore su 24, che però sono la spina dorsale di questo paese, soprattutto in una terra che magari per milioni di italiani, come poteva essere per me fino a qualche tempo fa, che non la conoscono, ha la Locride, ha la Spromonte. Madonna, dove vai? A Platì, torni a San Luca, quanto ti fermi? E questa è la percezione. È per questo che io ci verrò mese dopo mese, anno dopo anno, perché la Calabria è alta. La Calabria è lavoro, la Calabria è agricoltura, la Calabria è turismo. Questo. Ma le autorità più importanti oggi qua presenti, che sono la speranza ancor più dei sindaci e dei ministri, sono i bimbi. Sono le bimbe e i bimbi. Quelle là al secondo piano, le bimbe che hanno cantato, le maestre e le mamme che li aiutano, perché la speranza si innaffia da qua. Perché noi a 40, 50, 60 anni abbiamo già vissuto gran parte della nostra vita e Platì, noi possiamo dare il nostro contributo per salvare Platì. Ma il futuro di Platì, della Spromonte, dell'Italia, è in mano vostra, ragazze, ragazzi, che state guardando sto tizio qua con il microfono in mano, chiedendomi chissà chi è, magari l'ho visto ogni tanto in televisione e oggi lo vedo qua. È importante che alle nostre spalle dopo 20 anni, e qua c'è anche da capire cosa va e cosa non va nella burocrazia italiana, perché la confisca di questo immobile definitiva risale al 1999 e siamo nel 2019, non è sano, anche perché è il modo migliore per fare un favore all'Andrangheta. Dicono: finché il bene ce l'avevo io, finché l'azienda ce l'avevo io, finché il negozio ce l'avevo io, finché l'appartamento ce l'avevo io, era vivo e funzionava, l'ha preso lo Stato e dopo 20 anni è lì fermo. Quindi per me con oggi si vince la battaglia, via per via Platì, buca per buca da riempire, e soprattutto l'entusiasmo dei bimbi, a cui ovviamente, e non la faccio ancora più lunga, occorre offrire speranza e lavoro, perché è chiaro che i delinquenti si infilano laddove c'è fame di lavoro. Io per venire qua ho sorvolato una splendida costa, è uno dei mari più belli del mondo, ma se non hai le strade per arrivarci, se non hai gli stabilimenti balneari, se non hai un asdraio, se non hai un ombrellone, se non hai una strada e se non hai una ferrovia, il mare più bello del mondo non offre lavoro, anzi,
Quindi ragazzi, ci rivedremo spesso e spesso e spesso, perché poi se voi vorrete andare a lavorare, a farvi famiglia dall'altra parte del mondo, liberi di farlo. Però io combatto e metto a disposizione la mia vita da italiano, da ministro e da papà, perché se voi vorrete lavorare, vivere a Platì e fare dei figli a Platì, dovete poterlo fare, senza essere costretti a scappare. Questo è l'impegno che mi prendo. Grazie di cuore a tutti e tornerò in oratorio. Io ne ho due, quello di 16 anni, se gli dico ti porto in oratorio, dice sì papà, e te io faccio altro. Quella di 6, magari una passatina in oratorio ce la si farà. E quindi grazie, e io sono venuto questa mattina proprio perché poi oggi pomeriggio vado a prendere la mia bimba a scuola. Però mi piace unire nella stessa giornata, in questo stesso venerdì di maggio, il nord e il sud del paese, con i bimbi che sorridono e che finalmente hanno spazio di gioco. Quindi grazie, signor Vescovo, grazie a nome di tutti, perché è il bello della Chiesa. Quando c'è l'alleanza fra giustizia, forze dell'ordine, volontariato, mamme, papà, arma e carabinieri e parroci, non ci ferma nessuno. Quindi se c'è qualcuno che magari dietro a una finestra ci sta ascoltando, sperando che sia solo una passeggiata di una mattina di maggio, ma poi tanto tutto tornerà come prima, ecco, state dietro quella finestra, perché mai nulla sarà più come prima. Andiamo a prendere i delinquenti via per via e paese per paese, e questa città la lasciamo ai bimbi, che sono i loro legittimi proprietari. Grazie, in bocca al lupo. Ricordo solo al volo ai colleghi giornalisti, così hanno anche due numeri per i loro pezzi ovviamente sulle attività sul territorio, che in questi mesi sono stati sgomberati solo in provincia di Reggio Calabria 38 immobili confiscati all'Andrangheta, che verranno messi in disponibilità dei sindaci. Nei primi mesi del 2019, grazie alle forze dell'ordine che combattono in trincea in provincia di Reggio Calabria, i reati sono scesi del 14% e sono diminuiti tutti rispetto all'anno passato: omicidi, rapine, furti, estorsioni. Quindi evidentemente lo Stato sta dimostrando che anche in provincia di Reggio Calabria vinciamo noi. Questi sono alcuni numeri che dimostrano che l'Andrangheta si combatte coi fatti e non con le parole. Commissione, ecco, le dona per ringraziarla della visita di questa mattina. All'Andrangheta verranno assegnati oggi pomeriggio, o gestiti direttamente dall'agenzia o già destinati. Altri 38 sono stati sgomberati, quindi io ho l'elenco dei paesi, se volete. Mister, legga la frase che Comune di Platì ringrazia il Ministro dell'Interno Matteo Salvini per la vicinanza e la sensibilità dimostrata in occasione della consegna alla diocesi di Locri-Geraci di un bene confiscato all'Andrangheta.
Ringrazio la Commissione che sta facendo un lavoro incredibile e conto che la comunità di Platì l'anno prossimo torni a eleggersi un sindaco e un consiglio comunale, perché così funziona. Facciamo vedere la targa. Poi facciamo entrare anche i colleghi che fanno vedere il oratorio che sarà. Ecco. Ok. Sono oltre 215 milioni di euro sequestrati alla 'ndrangheta qua in Calabria. Stamattina la consegna di un bene confiscato alla 'ndrangheta di diritto moratorio, oggi pomeriggio altri 40 immobili, case, negozi e appartamenti confiscati alla 'ndrangheta che verranno assegnati ai sindaci e alle comunità locali, a dimostrazione del fatto che lo Stato vince con la mafia della camorra alla 'ndrangheta. Qui siamo in terra. Fa la notizia che la Marionio sta entrando a Lampedusa, aveva detto no, chiudiamo i porti, che è successo? Mi risulta che non c'entrerà la nave di Berlino, non voglio portare via il lavoro ai magistrati. Ma verrà sequestrata? Faccio il ministro dell'interno a garantire la sicurezza di questo paese. Mi risulta che ci siano stati a bordo uomini della finanza che abbiano fatto i giri del caso, che hanno sottoposto la autorità giudiziaria. Aspetto la soluzione positiva di questa vicenda. Signor Ministro, c'è un progetto Liberi di Scegliere. È la quarta volta che viene in Calabria, un'attenzione particolare anche soprattutto alla lotta all'andrangheta. Lotta all'andrangheta, lotta allo spaccio di droga, il business dell'andrangheta e lotta per rilanciare il lavoro. Parlerò con alcuni colleghi ministri perché c'è un mare stupendo, ma non ci sono strade, non ci sono ferrovie, ci sono difficoltà negli aeroporti, non ci sono stabilimenti balneari, non ci sono piani spiagge, non c'è la manutenzione. Quindi io sono orgoglioso di quello che le forze dell'ordine fanno, come arresti, indagine, sequestri, confische, ma qua c'è fame di lavoro. La 'ndrangheta cresce laddove c'è disoccupazione. Qua è pieno di bambini, Platì è uno dei paesi col più alto tasso di natalità, ma ahimè anche col più alto tasso di disoccupazione. Signor Ministro, c'è il Tribunale di Reggio, c'è un protocollo Liberi di Scegliere, si attende che diventi legge e venga finanziato. Pensa che questo progetto possa andare avanti proprio per privare i bambini di un contesto criminale molto difficile? I risultati sono stati molto positivi. Sì, di bella. Ovviamente sì, anche se la soluzione finale è il lavoro. Vabbè. È il lavoro, perché se c'è fame di lavoro la mafia cresce. Quindi purtroppo se non ci sono alternative non si lascia tentare. Potrebbe essere un oratorio è fondamentale. Un oratorio è fondamentale per dare ai bimbi la possibilità di un futuro diverso. La lotta alla droga è una priorità. La droga arricchisce la malavita e brucia il cervello, lo dicono i medici e non lo dice il ministro dell'interno. Cioè il Consiglio Superiore della Sanità ha messo per iscritto che non ci sono droghe più o meno leggere che fanno più o meno male. La droga fa male, brucia il cervello, brucia il fegato, fa male alla testa, fa male alla salute. Tutte sono priorità, non c'è una droga meno priorità di altra. Detto questo, questa giornata ovviamente è una bellissima giornata, perché confiscare 215 milioni di euro di beni a un mafioso è qualcosa che ti dice che ci siamo. Senta, in Calabria in queste ore c'è un'inchiesta che scuote i vertici regionali, se ne parla poco ma c'è. Che ne pensa di questa cosa? Non fatemi commentare le inchieste. Commento però l'incapacità amministrativa da osservatore che lascia la Calabria indietro rispetto a tantissime altre regioni d'Italia in termini di infrastrutture e di sanità. Si sono stati costretti a commissariare intere aziende sanitarie e non ci sono servizi sanitari, ci sono liste d'attesa incredibili, ci sono ospedali chiusi, medici che mancano. Evidentemente c'è una gestione fallimentare della regione Calabria, al di là di responsabilità penali che non sta a me giudicare, ovviamente non posso giudicare in questo momento, è gestita male la regione, a prescindere da colpa. Senta, 26 si vota a stare anche da Forza Italia, rispondendo al candidato autocandidato governatore o
fatemi parlare di Platì oggi e delle elezioni comunali. C'è la bella notizia delle elezioni per il sindaco a San Luca, ecco, finalmente dopo anni e anni di tentativi andati a vuoto, spero che possano scegliere. Stanno attendendo in tanti comuni calabresi, tanti sindaci mi hanno detto quando è che vieni. Fatemi fare il ministro dell'interno, ci sono tanti consiglieri comunali, scegliessero quelli giusti e poi il conto di venire a incontrare il nuovo sindaco. Poi in Italia ci sono 8.000 comuni, piacerebbe essere Batman ed essere in tutti gli 8.000 comuni, ancora non ci riesco. Non commento i sondaggi, ma tengo l'affetto della gente, la soluzione dei problemi. Se la Lega sarà primo partito in Europa oltre che in Italia, sarà una buona notizia per tutti gli italiani, perché le idee ce le abbiamo ben chiare. Grazie. Grazie a voi. Grazie.